Allora ragazzi, un'altra domanda che mi state facendo spesso ultimamente, visto che giustamente è un topic da affrontare e che ho ritardato un po' per motivi di, a parte priorità su altre informazioni e poi perché in realtà c'è ancora tanto da trattare, tanto da discutere prima che si abbiano notizie definitive. In ogni caso, oggi farò un'introduzione a questo argomento qui. Voglio parlare del fork che sta per arrivare su Bitcoin, l'ulteriore hard fork. Quindi parliamo di Bitcoin Gold. Andiamo a vedere oggi come Bitcoin sta salendo di prezzo. In questi ultimi giorni è in una scalata incredibile e ha raggiunto quasi 4.700 dollari, cosa che non è il suo massimo perché aveva già quasi toccato i 5.000 dopo essere ricrollato e adesso sta tornando verso i suoi massimi. Allora, in questa corsa ci sono diversi fattori. Uno di questi è sicuramente l'incombente hard fork del 25 ottobre. Voglio cercare di parlarne molto brevemente con questa immagine. Che cosa vuol dire un hard fork? Già ne ho parlato in un altro video che linkerò e metterò una scheda qui sopra. Quando parlai di Bitcoin, parlando di Bitcoin, e parlando di Bitcoin Cash, sì, Bitcoin ha già fatto un hard fork, è stato Bitcoin Cash. Questo ha portato, a partire dal 1 agosto, tanta insicurezza perché effettivamente è stato il primo hard fork storicamente. Cosa è successo? Chiunque avesse posseduto le chiavi private, attenzione, le chiavi private del proprio Bitcoin, si è poi ritrovato una copia esatta di Bitcoin Cash. Quindi, come funziona? Guardando questa immagine qui che abbiamo, allora, cioè, immaginate il ledger, quello di cui parlo sempre, questi blocchi messi a catena, quindi la nostra blockchain, che a un certo punto decide di fare un cambio nel software. Quindi si crea una deviazione, come possiamo vedere nell'immagine. Questa deviazione che cosa comporta? Che fino a quel momento le transazioni avvenute sono identiche, quindi le due blockchain erano effettivamente la stessa. Però da quel momento in poi, quindi in questo caso dal 25 ottobre in poi, le due strade si cominceranno a dividere. Per questo però si può fare un claim di quelli che erano i Bitcoin posseduti, in questo caso in Bitcoin Gold. E per rispondere alla domanda, se ne avete dubbi, ovviamente non è una questione di regalare coin, di regalare token, è un fattore tecnico, cioè c'è una biforcazione della stessa fonte, quindi della stessa blockchain, è già avvenuto per Bitcoin Cash e questo sarà il terzo Bitcoin che appare. Brevemente, perché andrà a succedere? Allora, praticamente il miglior modo per minare Bitcoin tramite l'algoritmo che viene utilizzato, ossia l'SHA-256, è quello di utilizzare macchinari chiamati ASIC. Queste macchine, questi processori costruiti appositamente per rendere la risoluzione dei blocchi più efficiente, sono controllati principalmente da delle catene di mining. Il più famoso di tutti, ad esempio, è Bitmain. Quello che si vuole introdurre è il passaggio a un altro algoritmo di mining che è chiamato Equihash, che è simile a quello che viene utilizzato da Ethereum. Quindi il processo che si vuole affrontare è quello di portare un mining che prima era principalmente efficiente solo se utilizzando dei macchinari chiamati ASIC, a quelle che adesso possono essere invece il mining su schede grafiche, come quindi avviene per ad esempio Ethereum. Detto ciò, abbiamo già Bitcoin Cash. Quindi questo, come detto, sarebbe la terza copia. Però abbiamo già visto che le copie che arrivano non sono poi effettivamente considerate al pari di Bitcoin. Bitcoin rimane comunque all'occhio di tutti Bitcoin, mentre le altre assumono il valore di altcoin, quindi alla pari di monete come Ethereum, Dash, NEO, Ripple e così via. A questo punto, la cosa che vi interessa, dove possono venire i profitti? Innanzitutto bisogna attendere la reazione del mercato, perché dopo il forking tutti in questo momento si aspettano che ci sia una sorta di regalo di token e regalo anche corrispettivo regalo di soldi, perché abbiamo visto il valore del Bitcoin Cash essere arrivato quasi ai 1000 dollari dopo il forking, per poi regalare e stabilizzarsi sui 300, che per essere una cosa gratuita, insomma, comunque è una buona opportunità. Però attenzione, non è detto che la nuova moneta assumi un valore. Probabilmente lo farà, ma
ma non è detto che Bitcoin Gold assuma poi un valore sul mercato sostanzioso, insomma. Quindi bisognerà vedere quel che succede. Un'operazione che sicuramente bisogna fare è quella di mettere al sicuro le nostre chiavi private relative ai nostri Bitcoin. Io consiglio sempre come wallet, ad esempio, Exodus. Exodus ha già abilitato per Bitcoin Cash la possibilità di fare un claim veramente semplice utilizzando l'indirizzo che si aveva da Bitcoin per ottenere Bitcoin Cash tramite il secondo wallet che hanno chiamato Eden. In ogni caso, se ci tuteliamo facendo un export delle nostre chiavi private, staremo al sicuro perché anche nel caso in cui Exodus non sviluppi istantaneamente il claim, noi saremo in grado di farlo magari su altre piattaforme. Quindi, importante, vedete di avere le vostre chiavi private, il che significa non tenete Bitcoin su una piattaforma di exchange che probabilmente effettuerà per voi il cambio, ma è meglio se voi siete in possesso delle vostre chiavi private, così siete al sicuro da qualsiasi cosa succeda. Adesso un aspetto un pochino più morale. Cosa succederà quando voi avete magari sentito parlare adesso di Bitcoin Gold perché se ne parla tanto, arriva il 25 ottobre, ma ne arriverà anche un altro fork che è Segwit 2x, di cui se ne parla ancora da prima, quando uscì, in realtà quando uscì Bitcoin Cash. Si parlava di Segwit 2x che ancora non è arrivato ed è quello che in realtà si aspettavano tutti. Quindi questo Bitcoin Gold è una cosa spinta più che altro da sempre interessi di business e cose del genere, ma ce ne sarà ancora un altro. A questo punto, cosa succede con tutti questi fork? Nessuno può in realtà rispondere a questa domanda. La mia personale impressione sarà quella che se continueranno a fare fork su Bitcoin, alla fine, per forza di cose, si arriverà a considerare il risultato quello di avere, percepire comunque Bitcoin come moneta forte, quindi Bitcoin non perderà il suo valore agli occhi di nessuno. Però tutti i vari fork, piano piano, perderanno sempre di credibilità, perché tutti sapranno che sarà solo una avere un pochino di token gratuitamente, magari per fare un cash out e reinvestire, magari in Bitcoin stesso. Quindi di per sé nessuno vorrà poi conservarli per averne un utilizzo in futuro. Non è detto che sia così, questa è una mia opinione. E quindi con il tempo anche questi forking andranno a perdere di valore. Magari si avranno 10 forking da Bitcoin, tutti che perderanno valore come token, e Bitcoin che crescerà sempre di più perché sta avvicinando ai 5.000 dollari. Detto ciò, queste sono le considerazioni. Fate i vostri pensieri su come adesso muovervi sul mercato, magari per prenderne qualcuno, magari per avere poi la possibilità di approfittare di questo rilascio di token relativi a Bitcoin Gold. E come detto, il video l'avrei voluto fare con più notizie perché da qui, che è il 9 ottobre al 25, tantissime cose succedono. Abbiamo visto in questo mondo quante notizie accadono ogni settimana e il mercato è molto condizionato dai rumors, quindi vedremo quello che succede. In tal caso farò magari degli aggiornamenti. Per il resto vi ringrazio dell'attenzione e ci si aggiorna su eventuali notizie. Ciao a tutti!